Emily gioca tranquilla con il fratello più grande nel giardino di casa, immerso nella campagna Casentinese. A settembre andrà in prima elementare, ma la sua classe è di 27 bambini. Troppi per chiunque, ma per Emily una classe così numerosa potrebbe essere addirittura pericolosa per via della patologia di cui è affetta. Condroplasia ed è la classica forma di nanismo, quindi gli è mancato un cromosoma che è quello che fa crescere le ossa lunghe. E avendo una lesione spinale. È pericoloso perché è più delicata di altri bambini. La legge impone classi non superiori ai 20 alunni in presenza di una 104 con gravità, ma i dirigenti scolastici possono andare in deroga. Emily ha un insegnante di sostegno e per ora le sono state riconosciute 22 ore su 40. Con 27 bambini creano un problema perché non hanno l'aula grande. Ah, è il problema contrario. Sì, sì, sì. Ora il comune deve mettere a posto un'aula per 27 perché Massimo stanno 24. I miei figliola sono 25 e cioè qui è molto stretto. Secondo i genitori quando le sezioni sono state formate non si è tenuto conto delle esigenze della bimba. Inizialmente ci ha prospettato questa soluzione con tutto il progetto per comunque dividerla virtualmente poi la classe, cioè sulla carta 27 ma poi veniva sia la mattina che il pomeriggio i bambini venivano suddivisi unendo il tempo corto al tempo lungo eccetera però questo è tutto su, sulla carta cioè poi basta che manca un, una persona e non fai più tutto il progetto poi c'è buona fede in tutti cioè non c'è né cattiveria né cattiva volontà o neanche voglia di risparmiare eccetera è, è proprio una situazione strana per cui il provveditore si dice: Ma noi siamo disponibili se, se chiedete, professori in più, eccetera. Eh, se la preside non le ha chiesti, ma lei non li le ha chiesti perché pensava di averli. La famiglia ha così deciso di farsi assistere dall'avvocato Silvia Bondi di Livorno. La giurisprudenza gli dà ragione, c'è una sentenza del TAR che impone l'applicazione di questa norma. C'è una legge e nessuno, come solito, nessuno rispetta. È un genitore che ha già un bambino disabile in casa, che ha già tanto da fare, e devo lottare anche per questo. Questa è la rabbia. La serenità è sentirsi uguali agli altri, poi non diversa, speciale sì, ma non diversa.